a tutti, io sono Ottavia, benvenuti nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, il video di oggi è un video molto molto richiesto, tra l'altro vi è piaciuto perché ho fatto la versione autunnale qualche tempo fa, è il video dei capi essenziali per l'inverno, quindi i capi per creare il guardaroba essenziale, il capsule wardrobe come si dice in inglese, con i capi appunto chiave da poter sempre sfruttare, intercambiare per creare tantissimi look. Prima però di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi tutti i prossimi video, di lasciare un like sotto questo video se vi piace questa tipologia di video e di seguirmi su Instagram. Mi trovate come Ottavia Fashion & Style, vi lascio i riferimenti sia qui che giù nell'info box. L'inverno ufficiale deve ancora iniziare, in realtà inizierà fra qualche giorno, però tutti indossiamo già, penso, capi molto pesanti, perché almeno qua a Torino fa freddissimo. Come vi ho spiegato già nel video precedente, appunto, dei capi essenziali per l'autunno, avere dei capi essenziali, chiave del nostro guardaroba è fondamentale perché potete appunto utilizzarli per creare tantissimi look, quindi intercambiarli. E ovviamente quello che io vi consiglio, questi capi essenziali, comprateli di qualità, perché sono dei capi che appunto vi dureranno nel tempo, che non andranno mai, diciamo, fuori moda. E quindi appunto vi consiglio di investire un pochino su questi capi. Il primo capo a cui penso è sicuramente il cappotto. Un bel cappotto di lana, magari misto cashmere, sarebbe proprio l'ideale. Caldo, morbido, avvolgente, è veramente l'ideale. Perché? Perché a differenza magari di un piumino o di altre tipologie di capispalla, potete utilizzarlo veramente sempre, per occasioni, per tutti i giorni, poi dipende magari dal modello che acquistate, però appunto potete utilizzarlo sempre. Il consiglio che vi do è di acquistarlo in colori come nero, cammello o comunque varianti beige, insomma, che potete sfruttare sempre, perché un bel cappotto colorato a me piacerebbe tantissimo averlo, però mi rendo conto che magari lo sfrutterei di meno. Quindi un bel cappotto nero, io ad esempio ne ho uno bellissimo di Weekend Max Mara, e un altro, quello cammello, acquistato qualche tempo fa da InTrend, quindi sempre della linea di Max Mara. Sono davvero stupendi. Vi lascio anche un link al video in cui vi faccio vedere proprio dove vado, all'outlet di InTrend. Potete prenderlo monopetto, quindi magari più aderente, questo è già più elegantino e ovviamente lo potete utilizzare sotto dei maglioni molto, molto spessi, molto ingombranti, oppure magari più morbidi, più oversize, di quelli, penso sempre a quelli chiamati un po' i cappotti vestaglia, perché hanno la cintura, non hanno magari bottoni e sono leggermente più morbidi, hanno anche le maniche più ampie. E quindi potete veramente imbottirvi come volete. Altro capo che sicuramente non può mancare nel vostro guardaroba invernale è un bel pullover caldo. Penso sempre ai pullover in lana o in cashmere, perché appunto oltre ad essere caldissimi sono anche morbidissimi e spesso non sono neanche così spessi, ingombranti. Io ad esempio ho due maglioni di cashmere, uno di Max & Co e uno di Falconeri, che sono veramente leggerissimi, ma tengono un caldo che voi non potete neanche immaginare. Maglioni di lana, anche lì, so che la lana a molti dà fastidio, a me personalmente dà fastidio se non è super morbida, ma vi assicuro che ci sono tantissimi brand che fanno dei maglioni di lana morbida. Se penso a un brand anche abbastanza low cost, diciamo, per i maglioni in lana vi consiglio Uniqlo o Uniqlo, non so come si pronunci, perché appunto quando sono andata a Milano ho acquistato un maglione a scolla V 100% lana, sottile, ma tiene davvero caldissimo. Loro hanno anche degli ottimi maglioni in cashmere, ma io non li ho mai provati. Comunque, un bel maglione caldo, morbido, potete acquistarli con lo scolla V piuttosto che con l'oro tondo, insomma, quello poi sta un po' a voi, al vostro gusto, ma anche un bel dolce vita, un bel dolce vita caldo, morbido. So che molte dolce vita dà fastidio al collo, però ci sono anche quelli con il collo molto molto morbido e sono perfetti appunto da essere utilizzati in qualsiasi occasione. Anche qui il consiglio è sempre di comprare principalmente colori basic, quindi nero, blu, grigio,
panna beige e poi magari eventualmente spostarvi e acquistare tanti altri colori. Sicuramente fra i capi chiave per l'inverno non posso non citarvi il mio amatissimo blazer, esatto. Come sapete, veramente forse il capo che io preferisco in assoluto. Tra l'altro ho fatto anche un video, vi lascio magari il link anche di questo, in cui vi mostro la mia collezione, quasi tutta la mia collezione di blazer, perché poi ne ho acquistati altri successivamente. Comunque la mia collezione di blazer, comunque un bel blazer in questo caso, se per l'autunno vi consiglio il blazer classico, diciamo, in inverno vi consiglio un blazer in lana o quantomeno in misto lana. Come blazer in lana vi consiglio tantissimo quelli di Falconeri, ma appunto anche quelli di Max Mara, In Trend, tutta questa linea. Devo dire che non mi sono trovata male nemmeno con i blazer di Zara in lana. Io ne ho due in lana, però ho visto quest'anno ne sono usciti diversi e li ho anche visti in negozio, li ho toccati e non mi sembrano affatto male. Ovviamente il prezzo è un pochino altino rispetto ai blazer classici, però ci sta perché sono in lana. Un bel blazer in lana, magari anche in versione over, stupendo, da indossare anche sopra un abitino piuttosto che con una gonna, con uno shorts. Un capo che assolutamente secondo me dovete avere nel vostro armadio in inverno è il vestito in maglia. Io devo dire che fino a qualche anno fa non indossavo vestiti in maglia, usavo i vestitini, poi magari mettevo dei cardigan più pesanti sopra in inverno. Invece poi sono stati la rivoluzione. Numero uno perché sono caldissimi, morbidi e sono davvero molto molto versatili perché li potete usare con tantissime tipologie di scarpe, con gli stivali, con gli stivaletti. Ma anche per esempio penso con i mocassini piuttosto che con le décolleté, sono davvero molto molto versatili, caldi, da usare con una bella cintura in vita per segnare il punto vita, perché spesso questi vestiti in maglia over sono appunto, fanno l'effetto un po' sacco. Basta indossare una bella cintura in vita e siete a posto. Io preferisco in generale vestiti in maglia midi, quindi magari sotto il ginocchio, però se siete un po' più bassine vanno benissimo quelli sopra il ginocchio o anche diciamo mini, quindi a metà coscia, bellissimi da indossare anche con gli stivali alti, per esempio quelli over the knee sopra il ginocchio. In questo caso potete anche spaziare con i colori, cioè prendere un bel vestito rosso per esempio, piuttosto che blu scuro, non so, verde, penso anche appunto ai colori da abbinare magari con accessori super basic. Allora non posso non pensare a un jeans, perché ovviamente anche in inverno tutti utilizziamo sempre i jeans, anch'io, un po' meno perché sento freddo e non indossando mai collant sotto i pantaloni, perché è una cosa che io non riesco a fare, che non sono mai riuscita a fare nella mia vita e credo che mai riuscirò a fare. In questo caso vi consiglio un bel jeans da lavaggio scuro, quindi grigio o nero. Il modello dovete sceglierlo voi, sapete che sono amante dei Monfit, dei jeans straight, quindi penso sempre ai Levi's e devo assolutamente comprarmi un paio di 501 di Levi's perché l'ho visto su un sacco di ragazze indossato e secondo me è un jeans pazzesco che sta bene a tutte. Comunque un bel jeans grigio io penso sempre ad abbinarlo con maglioni chiari, panna, un bel jeans nero con un bel maglione panna e poi davvero potete utilizzarlo con stivali, con stivaletti, con décolleté, con mocassini, davvero con tutto. Per quanto riguarda le gonne, il mio consiglio, so che vanno tantissimo le minigonne, ok, però il mio consiglio resta sempre la gonna midi, anche in inverno. Sia nella versione magari leggera in seta o comunque in raso, sia nella versione pesante in maglia. La gonna midi, vabbè, intanto tiene più caldo ovviamente, però la potete utilizzare con stivali, stivaletti e décolleté. Mentre invece secondo me magari la minigonna, soprattutto se siete alte, in inverno con i tacchi magari, penso appunto alle décolleté, la sfruttate di meno secondo me. La minigonna la sfruttate di più con gli stivali o gli stivaletti. Nonostante sia inverno potete utilizzarla anche molto leggera, per esempio appunto in seta, perché sotto potete mettere magari collant 100 denari o addirittura termici, quindi non rischiate di morire di freddo. Anche in questo caso vi consiglio sempre di prenderla a vita alta, magari mettetela voi un bel cinturone, magari anche bello alto, con un pullover o una camicia, addirittura crea quasi l'effetto di un vestito. Mi piacciono tantissimo, anche smorzate, appunto una bella gonna, pensavo in seta o in raso nera, smorzata con poi dei combat boots, fantastici, a me piace moltissimo questo abbinamento. Altro capo che io adoro follemente è il cardigan. In inverno adoro i maxi cardigan over da portare aperti,
con sotto appunto anche un maglioncino magari in lana rasata, quindi molto sottile, oppure appunto con una blusa piuttosto che con una maglia a maniche lunghe. Perché? Perché i cardigan secondo me sono davvero la vita, cioè io li adoro anche più dei pullover perché li potete portare appunto aperti, chiusi anche solo, non con i bottoni, ma chiusi con un bel cinturone, potete indossarli sopra i vestiti, sopra le camicie. Io ne ho davvero tanti, di tutti i colori, però appunto magari anche lì scegliete colori basic da poter utilizzare con più outfit. Per quanto riguarda i pantaloni, in inverno vi consiglio dei pantaloni sartoriali, quindi un pochino più strutturati, larghi al fondo, perché così potete indossare anche gli stivali o gli stivaletti. Ovviamente non posso non consigliarvi caldi, quantomeno in mistolana, perché davvero io fino a qualche anno fa non acquistavo pantaloni in lana perché mi pungevano sempre quelli che provavo. Poi ne ho provati diversi ottimi, penso a quelli che ho oltre che di Weekend Max Mara, ma anche di PT Torino, che è un brand fantastico, che non pungono, quindi evidentemente se un capo di qualità, anche se di lana, non vi punge, state tranquille. Però appunto cerco di avere o il pantalone dritto a sigaretta in lana, perché così è un pochino più, anche più formale, mi piace moltissimo indossato in questo caso con le décolleté, altrimenti appunto in palazzo, molto bello da indossare con qualsiasi scarpa. Per quanto riguarda le scarpe non posso non consigliarvi stivali, stivaletti ovviamente, posso dire che non uso quasi mai le sneakers in inverno perché sento davvero troppo freddo. Quindi vado solo di stivali e stivaletti e in particolare vi consiglio di avere uno stivale basso, nero o marrone, quindi da poter sfruttare o scamosciato o totalmente in pelle liscia, col tacco basso da poter indossare sempre. È uno stivaletto, con un tacco magari medio, diciamo sui 5 cm. Lo stivaletto davvero lo preferisco ancora di più allo stivale perché lo indosso con tutto. Mentre lo stivale con certi pantaloni non lo posso indossare, con alcuni jeans non lo posso indossare, invece lo stivaletto basso lo indossate con tutto. Vi menzionerei anche i combat boots perché per me ormai sono diventati la vita in inverno, però non è proprio lo stivale per eccellenza. Un accessorio che non posso assolutamente non menzionare è una bella sciarpa calda in lana misto seta, totalmente in lana, in cashmere. Mi piace investire sulle sciarpe perché la mia preferita è di Gucci, se penso appunto alla mia sciarpa preferita, quella grigia che mi vedete spesso nei video, che è in lana misto seta, che se non sbaglio è 80% lana e 20% seta. Perché? Perché nonostante sia quasi impalpabile al tatto, vi assicuro che tiene caldissimo, non punge, è bellissimo. Tra l'altro queste sciarpe si possono utilizzare anche come un accessorio, dipende come le indossate, no? Sopra un bel vestito, la legate sopra con una bella cintura, fanno un effetto davvero wow. Mi rendo conto che costano, ci sono anche sciarpe che costano meno, non dovete per forza comprare quella di Gucci, però appunto l'importante è che sia calda in lana o in cashmere, perché davvero una bella sciarpa magari su un cappotto o un outfit total black fa la differenza perché si nota e spicca. Altra sciarpa a cui penso sempre, per esempio, è quella di Burberry, che io adoro e che vorrei comprare. Solo che costa veramente tantissimo, la cerco sempre in outlet, non trovo mai il colore che voglio io, spero quest'anno di essere più fortunata perché la desidero davvero tantissimo. Quindi i miei consigli sono come sempre, di spendere un po' di più su questi capi essenziali perché vi assicuro che ve li troverete sempre nell'armadio e quando non sapete cosa indossare andrete sul sicuro. Perché sono appunto capi interscambiabili e molto pratici. Ultimamente, come avete visto nei miei video, sto acquistando sempre meno per quanto riguarda abbigliamento perché sto cercando veramente di spendere un po' di più per i capi, ma acquistarli veramente di qualità, soprattutto i capi essenziali basic. Quindi il mio consiglio appunto è di investire un po' di più su questi capi. Fate una selezione, cercate sempre di optare per colori basic. Come sempre io vi ringrazio. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like qui sotto, fatemi sapere nei commenti se avete già questi capi nel vostro guardaroba. Insomma, come sempre vi aspetto giù nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, iscrivetevi, ve lo dirò sempre. Attivate la campanella per non perdervi tutti i prossimi video e seguitemi su Instagram. Vi ricordo che mi trovate come Ottavia Fashion & Style, vi lascio il riferimento sia qui che giù nell'info box. Io vi mando un grosso bacio, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!